Retorbido. Buongiorno. Buongiorno, eh. Bentornati su questo pianeta. Questa è la casetta dove siamo stati ospitati da Jack. Jack, giusto? È lui, è Jack che ci ospita. Hai gli occhi blu? Dai, dimmi di più. Ma è Jack, ecco chi è. Con la sveglia alle 7:16, siamo alle 9. Due ore di preparazione. 9:06 e siamo quasi pronti a partire. La mia bici è quasi pronta. La sua è pronta. E lui sta finendo ora di caricare. Ora è pronta. Sei ripreso bene. Abbiamo dovuto prendere una deviazione per lavoro in corso e continuiamo a far salite e Omar sta faticando come un porco. Guardatelo lì, poveraccio. Lui e la sua Rosy però le riescono ad affrontare e ne arrivano vittoriosi comunque. Spompi ma vittoriosi. Oh, si molla un cazzo. E sono morto, svenuto. Gli è dato fermarsi e è tentato tornare indietro. Esatto, le regole. Hai fatto l'arrogante. Bip bip. Madonna. Stiamo facendo finta di fare delle foto, vedi? C'è Omar lì. Facciamo finta di fare le foto perché stiamo studiando la zona di Bulgari, perché abbiamo deciso di fare una rapina e farci un viaggio lungo tutta la vita. Facciamo il video mentre lo facciamo. Sì, facciamo il video e poi ve lo postiamo su YouTube perché dicono che così non ci beccheranno mai. A posto, Ganzo. Guardateli lì i ventenni! I ventenni del 2000! Il nuovo millennio! Come si comporta? Era meglio ieri. Pianure di Vercelli. Quasi che rimpiangi i prati dove ci siamo persi. Esatto. Puttana, se mi mancano già. Oh, e peggiorerà, sugli Appennini. Sì. Qua passo dall'Adriatica io. È proprio angolino per il pranzo, adesso apparecchiamo, riservato, tanto il bar è chiuso, penso che non ci dicano niente. E quindi mi ha fatto la spesa al Gulliver, la grande spesa, l'uva perché scontata. La frutta fa sempre bene. Maionese che maionese che con l'uva comunque pagna di brutto. Ragazzi, questa è la dura vita degli youtubers, guardateli un po' qua, appiccicati a fare 2 ore di sosta per rispondere ai loro follower. Non so se lo usano come scusa per non pedalare. In realtà non stiamo scrivendo un cazzo. C'hanno il telefono spento, forse perché non consumare neanche le batterie. Vero che è così? Che trassoni del cazzo. Forse ripartiamo, abbiamo un botto di chilometri da fare, stiamo facendo una media da paura, tipo 11.8? 12. No, però avevamo migliorato, nell'ultimo tratto forse eravamo arrivati a 12.8 all'ora, quindi proprio guarda, c'ho la pelle d'oca. Paura. Vi facciamo sapere, a dopo. Per le offerte qua. Ragazzi, sono davanti io. Abbiamo appena lasciato Sale dopo una piccola pausetta di quasi 3 ore. Sto facendo io l'andatura. Siamo agli 11 km orari. È vero che c'è un po' di vento a sfavore, ma guardate là in fondo il dottor Omar Kinea. Ci sta lasciando le piume, poverino. Sul secondo giorno di viaggio di 3 mesi pianificati, forse abbandona qui.
quando ne era mai. Piuttosto fa 20 km al giorno, ma li fa tutti. E il Giro dell'Italia lo chiude comunque. Siamo arrivati a Castelnuovo Scrivia. Questo è Castello Pretorio. Quello è Omar che sta arrivando da sotto l'arco del castello. La chiesa in piazza. Abbiamo fatto un mezzo chilometro, forse neanche, a cannone, contro vento, solo per avere un video. Sì, assolutamente. Dichiarazione? Il vento può essere un arduo nemico da affrontare. Niente. Soprattutto per fare ste minchiate. Sì, sì. Per avere un video. Poi delle belle folate intense, belle laterali che... Sì, sì. Vabbè, adesso vediamo se arriva il nostro videomaker e regista della scena. Là in controluce dovrebbe arrivare in lontananza, ve lo facciamo vedere quando arriva. A dopo. Ho guadagnato una GoPro 8, grazie Gandolfo. Siamo appena entrati a Voghera, abbiamo fatto oggi solamente 40 km, proprio blandi blandi, ce la siamo presa comoda. Entrando a Voghera siamo stati fermati da un follower di Omar che è... ha visto una delle sue storie e ha girato in lungo e in largo per le strade di Voghera solo per cercare lui e ci ha fermato per strada. Abbiamo fatto un po' di foto e via, ci ha dato due consigli su dove andare a trovare, dove piazzare la tenda, perché ha detto che sulla strada che stavamo facendo noi non avremmo trovato, perché rimane sempre sulla strada abbastanza trafficata, e quindi ci ha dato due dritte dove prendere una ciclabile e andare a trovare un boschetto e piazzare le tende. Siamo usciti da Voghera, stiamo andando in direzione Retorbido, che è il posto che ci ha indicato il ragazzo che segue Omar su YouTube. E guardatela in fondo, paesaggio migliore, un po' di campagna, è un po' tutto aperto, quindi dobbiamo trovare un posto un po' imboscato per mettere giù le tende, ma direi che ci siamo. Il sole sta tramontando, quindi dobbiamo un attimo spicciarci e nulla. E niente, è stata tutta un'illusione, come avete visto, a 2 chilometri dal nostro arrivo dove dovevamo cercare di piazzare la tenda, Fede ha bucato, quindi cambio gomme rapido, e cioè cambio camera d'aria rapido, e adesso andiamo a cercare quella zona lì dove ci sono i boschetti e vedere se possiamo mettere le tende, perché puntavamo di andare verso le colline ma sta diventando un po' troppo tardi per riuscire ad arrivare verso quelle colline un po' più carine. Allora, pianificazione adesso è trovare il posto per la tenda. Siamo un po' in ritardo, ma neanche troppo, nonostante la foratura, la zona è buona. Dobbiamo un po' allontanarci qua dalla civiltà e andare verso le montagne. Facciamo vedere là le montagne. A parte campi coltivati, non stiamo trovando un boschetto dove mettere la tenda, però stiamo salendo e abbiamo almeno la vista panoramica. Possiamo sederci qua e aspettare domattina. Ragazzi, continuiamo a non trovare un posto perché, come vedete, sono campi coltivati, quindi non possiamo mettere le tende, ma tra poco troviamo qualcosa. Ma con questo bel tramonto sulla collina adesso si droneggia e ci facciamo un bel filmatino mentre pedaliamo su questa bella collinetta.
E niente, ci preoccupiamo più dei video che di trovare un posto per dormire. Questo è grave, questo è molto grave. Belli, quello è il tramonto che ormai è andato, noi lo spot l'abbiamo trovato, è un po' imboscato, va bene, in fondo non è bellissimo, Omar è già dentro la tenda che fa il selvaggio lì dentro, sono isolato, zanzare, raga, più che altro fuori. Perché ci sono zanzare che ci stanno dissanguando. Sì. Bene bene, allora devo fare il video di chiusura perché il mio amico youtuber là dietro nascosto nel buio mi sgrida perché non faccio mai la chiusura, la buonanotte. Praticamente, adesso vi racconto. Abbiamo fatto una splendida cena sotto un cielo stellato stupendo. Non vi diciamo cosa abbiamo mangiato perché sarebbe troppo sciccoso per gente che viaggia in tende e bici. Quindi non ve lo dico, non ve lo dirò mai. E niente, adesso stiamo cercando di preparare, di ritrovare le tende nel buio della notte. Non so se a questo punto andrò la luce dalle parti giuste. E niente, domani ci saluteremo perché io dovrò tornare in direzione Vercelli, loro andranno in direzione Piacenza e vabbè, è andata così, è finita qui. Domattina ci saluteremo. Addio, buonanotte, ciao ragazzi.